Lake, l'evento internazionale dedicato a tutti coloro che cercano l'esclusività. Le ricchezze sono fatte per essere spese, diceva il filosofo britannico Francis Bacon. Qualche suggerimento su come arriva da questa elegante dimora di Cernobbio. Siamo a Villa Erba, sul lago di Como. Ad accogliere i visitatori, il salone delle automobili da sogno, come questa fiammante coupé ad ali di gabbiano. Rivisitazione moderna di un modello anni 50, è una saetta da 300 all'ora, a produzione contingentata, costa 200.000 euro. Ancora più veloce e più costosa la Zonda, una supercar made in Italy da 700.000 euro. Monoscocca in carbonio, interni in pelle Nabuc, è curata nei minimi dettagli, come fosse un vestito su misura. C'è persino il nome del committente, un principe saudita. Profilo retro del lusso, le auto storiche sono il simbolo del fascino senza tempo. Questa Lancia Astura del 38 vale 400.000 euro. Di questa Fiat 600 Ghia del 60 ce ne sono solo 40 nel mondo. La volle così l'avvocato Agnelli e i suoi carrozzieri lo accontentarono. Unica la Aston Martin firmata Giugiaro, è un prototipo assicurato per 3 milioni di euro. Se il tempo è denaro, il vero lusso in materia di orologi è il segnatempo astronomico. Svizzero nella fattura, presentato per la prima volta in Italia, segna la posizione esatta della Luna tra Terra e Sole. Edizione limitata a solo 1000 pezzi in oro rosso e platino. Un capriccio da collezionisti da oltre 60.000 euro. Dedicati alle donne che non si accontentano non solo i gioielli delle dive, ma anche i bijou, opera d'arte. Chi li crea li definisce sculture indossabili, pezzi unici e irripetibili realizzati con materiali misteriosi, le meteoriti. 15.000 euro per la versione in argento e titanio, 30.000 per quella in oro. Rarissime, dal valore inestimabile, le perle melo, arancioni. Se ne trova una ogni 250.000 conchiglie, ne esistono un centinaio al mondo. Solo 10 gli esemplari del tavolo di Obama. Il presidente americano l'ha ricevuto in dono per il G8 dell'Aquila. L'originale se l'è portato alla Casa Bianca, le 9 imitazioni se le contendono collezionisti e case d'asta. Valore 20.000 euro. Arte e design, ma anche stravaganze nelle case dei ricchi, dove si possono trovare persino portacalici in pitone da 2.500 euro. Nell'arredamento chi vuole il top cerca l'unicità. Ecco dunque la personalizzazione degli ambienti con materiali preziosi. Queste sono mattonelle con decorazioni in oro e platino da 2.000 euro al metro quadro. Magnati russi e paperoni arabi vanno pazzi per tappezzerie sfarzose e mobili in stile. Tra i beni di lusso posto d'onore merita l'arte. Quella contemporanea spesso è di ispirazione eco-chic. Trasforma le bici in quadri, gli scarti meccanici in volti di animali. La tigre siberiana era il filtro di un taxi. 1.000 euro vale la genialità di rendere i rifiuti opere d'arte. In questi giorni non si fa altro che parlare.